Il commissario di polizia di Modica nei giorni scorsi ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria a carico di un giovane 26enne per la rapina commessa in danno ad un anziano presso l'azienda agricola di quest'ultimo sita nelle campagne modicane. Era pervenuta presso la sala operativa la segnalazione di una rapina posta in essere da tre persone in danno di un 85enne che, nonostante le percosse, era riuscita a recarsi da una vicina che ha subito allertato le forze di polizia. Sul posto era giunta repentinamente una volante del commissariato che aveva prestato i primi soccorsi all'anziano, reperendo contestualmente le necessarie informazioni utili alla ricerca degli aggressori. Dal racconto della vittima è emerso che nel primo pomeriggio, mentre era all'interno dell'azienda di famiglia, era stato avvicinato da tre giovani che si erano offerti di effettuare dei lavori nell'azienda dell'anziano. Non avendo necessità di operai, l'uomo però aveva declinato l'offerta e i tre sconosciuti si erano inizialmente allontanati, salvo poi ritornare dopo circa mezz'ora armati di un bastone, minacciando l'anziano ed intimandogli di consegnargli il portafoglio. Al fermo diniego dell'uomo, gli aggressori avevano reagito scaraventandolo a terra con violenza, mentre uno dei tre gli strappava di dosso il portafogli contenente alcune centinaia di euro. Sulla base della descrizione fornita dal rapinato, gli agenti della volante, con l'ausilio di altro personale della sezione investigativa, si erano quindi posti alla ricerca dei malviventi, mettendosi da subito in particolare sulle tracce di uno dei rapinatori, un 26enne modicano di fatto senza fissa dimora. Dopo mirati servizi, sia di giorno che di notte, nei territori di Modica, Scicli e Ispica, il giovane è stato individuato e fermato nel quartiere Sorda. Sulla base della denuncia dell'anziano, che nella immediatezza dei fatti ha riconosciuto il rapinatore che lo aveva spinto impossessandosi dei soldi, i poliziotti, in ragione del concreto pericolo di fuga del reo, procedevano d'iniziativa al fermo di indiziato del delitto di rapina in concorso con altri al momento ignoti. Il fermo operato dagli agenti è stato successivamente convalidato in sede giudiziaria e, per effetto dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, il 26enne è stato accompagnato presso il carcere di Ragusa. Sopralluogo ieri mattina per verificare le condizioni della circonvallazione della zona industriale della SP46 Ispica Pozzale e dello svincolo autostradale della Siracusa Gela. All'incontro erano presenti il dottor Gian Malva, componente del gabinetto dell'assessore regionale onorevole Aricò, gli onorevoli di Pasquale Abbate, il sindaco di Ispica Leontini, l'ingegnere Sinatra del Libero Consorzio della provincia di Ragusa, il dottor Di Pasquale del Genio Civile di Ragusa e consiglieri assessori del comune di Ispica e Pozzallo. Ci si è impegnati, spiega in una nota il sindaco Roberto Ammatuna, dopo una quantificazione delle spese, ad approntare immediatamente un progetto di messa in sicurezza della circonvallazione per riaprirla il più presto possibile e impegnare l'assessore ad inserire il progetto dell'ammodernamento della SP46 Pozzallo Ispica nella programmazione dei fondi FSC. Infine si è sollecitato l'assessorato regionale alle infrastrutture ad intervenire presso il CAS per indire immediatamente un bando di gara per la messa in sicurezza del tratto autostradale che dallo svincolo autostradale porta fino alla circonvallazione della zona industriale, perché è già in possesso del finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro e del progetto definitivo. Speriamo, conclude il primo cittadino, che all'incontro di oggi seguano fatti, anche perché è trascorso quasi un mese dalla chiusura della circonvallazione senza alcun tipo di risultato. A tal proposito, il parlamentare regionale PD Nello Di Pasquale sottolinea come saremo presenti e vigili nel sollecitare questi interventi affinché siano fatti il prima possibile. La città di Pozzallo non può subire ancora altri ritardi. Siamo ormai prossimi alla Pasqua e quindi per molti siciliani si avvicina il momento di rientrare nell'isola per rivedere parenti e amici. Tuttavia tanti dovranno rinunciare all'idea perché i prezzi dei biglietti aerei sono altissimi. Un Milano-Palermo con ITA Airways, per esempio, costa 447,21 euro partendo il 7 aprile alle 14 e rientrando l'11 aprile in serata. Se si scelgono poi orari più comodi, il prezzo arriva sino a 557 euro in economy. E la situazione non migliora con Ryanair, perché il prezzo oscilla tra 248 e 302 euro. Insomma, il fenomeno del caro voli per le festività si ripete. Nonostante le misure adottate dalla regione siciliana con gli sconti per i residenti, dal 25% sul costo del biglietto aereo fino a un massimo di 75 euro andate e ritorno e un rimborso del 50% per le categorie prioritarie, e sebbene le compagnie aeree abbiano beneficiato di larghi sussidi elargiti alle società aeroportuali, i prezzi dei biglietti sono alle stelle. Per questo l'avvocato Bruno Messina, vicepresidente regionale Codacons, annuncia un nuovo esposto all'AGCM contro le compagnie aeree. È paradossale, dice l'avvocato Messina, quanto sta accadendo. Da un lato, l'autorità di regolazione dei trasporti evidenzia che nel 2022 le compagnie aeree hanno ricevuto circa 340 milioni di euro di sussidi da parte delle società aeroportuali, ammontare più elevato di sempre. Dall'altro, il costo dei biglietti nei periodi delle festività aumenta. Inoltre, continua Messina, i biglietti sono salatissimi pur essendovi i contributi della regione siciliana. Quindi le compagnie hanno ricevuto moltissimi incentivi dalle società di gestione degli aeroporti e noi paghiamo i contributi regionali, ma ci troviamo comunque davanti a continue impennate dei prezzi. Questo fenomeno suscita, dice Messina, interrogativi sulle dinamiche di mercato e solleva dubbi
dubbi anche sull'efficacia delle politiche di incentivazione. Le tariffe elevate sembrano non riflettere adeguatamente la situazione economica e le politiche di sostegno in atto. Per questo, conclude l'avvocato Messina, depositeremo con la collaborazione della task force legale Tanasi Consumers un'esposta all'antitrust. Vogliamo che la questione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia venga approfondita valutando le dinamiche di mercato attraverso una maggiore trasparenza nei costi e nelle tariffe. Il saldo 2023 per le imprese ragusane resta positivo, ma non per tutti gli ambiti di attività, lo rivela l'ultimo report su dati Movi Impresa diffuso dal Centro Studi della CNA Territoriale di Ragusa, diretto da Giorgio Straguadagni. I numeri riferiti allo scorso anno parlano di 37.253 imprese iscritte, 31.866 attive, 1.731 iscrizioni e 1.320 cancellazioni, con un saldo attivo di 411 imprese. Analizzando invece la serie storica, emerge come dopo 10 anni di crescita complessiva si registri per la prima volta un piccolo calo. Infatti nel 2013 le imprese registrate erano 35.175, il dato via via è cresciuto fino al 2022 quando si registrano 38.063 attività. Invece, rapportando il dato del 2023 con quello del 2022, vi sono 810 attività in meno, pari a un calo del 2,17%. I settori economici che hanno avvertito una certa crisi sono l'agricoltura e il commercio. L'agricoltura rispetto al 2022 mette in rilievo un calo netto di 200 attività. Per quanto riguarda il commercio, il calo è ancora più significativo. Nei fatti si è passati da 9.309 attività del 2022 alle 9.023 del 2023, 286 imprese in meno. In soli 2 anni il settore è sceso al di sotto del dato 2013 e pare che questo trend negativo non si arresti. Stabile dopo un sviluppo esponenziale il comparto delle costruzioni. Sicuramente le incertezze sulle prospettive dei bonus legati al settore che hanno caratterizzato il 2023 hanno probabilmente bloccato lo stesso. Infatti alla fine degli scorsi 12 mesi si contano 4.476 imprese, 13 in meno rispetto al 2022. Il settore su cui si concentra la crescita maggiore è quello dei servizi. In particolare rileva Straguadagno vi è la tenuta dopo una forte ascesa nel corso degli ultimi 10 anni dei settori legati al turismo. Nel 2023 sono 2.395 le imprese che hanno operato nel settore ristorazione e alloggi rispetto alle 2004 del 2022. Il settore turistico in questi anni ha determinato lo sviluppo significativo del settore immobiliare che nell'arco degli ultimi 10 anni è passato da 365 imprese del 2013 alle 551 del 2023. Altra crescita che risulta rilevante, evidenzia Vito D'Antona, componente del centro studi che si è occupato della lettura dei dati, è quella dell'attività di consulenza aziendale, più in generale delle attività professionali scientifiche e tecniche. Delle 604 attività registrate nel 2013 si è passati alle 843 del 2023. Queste imprese sono caratterizzate dalla presenza di capitale umano qualificato che sta contribuendo in misura importante allo sviluppo del territorio. Seconda edizione della festa di primavera a Modica, organizzata dalla Contea Creativa, esposizione artigianali protagoniste di un gioioso evento realizzato in collaborazione con diverse associazioni locali, un momento di famiglia che tra sabato e domenica è stata un'occasione per stare insieme genitori e figli tra attività creative, laboratori per grandi e piccini e momenti culturali in piazza Matteotti. L'associazione nasce nel 2017 per volontà di donne e mamme che hanno voluto mostrare all'intera città, nello specifico con la prima esposizione artigianale a Modicalta, tutto quello che sapevano fare. Dal 2017 ad oggi tante iniziative sono nate e quest'anno, che ci avviciniamo alla Pasqua, ma in modo particolare alla stagione primaverile, abbiamo voluto realizzare la seconda edizione della festa di primavera. Perché abbiamo scelto questa data? Perché era una via di mezzo fra la festa del papà e la festa della mamma, quindi la primavera dedicata alle famiglie come rinascita, e con le nostre creazioni artigianali rievochiamo i fiori e la natura, ognuno a modo proprio, ma soprattutto fuori con le numerose associazioni che collaborano con noi, che hanno avuto il piacere di partecipare, abbiamo cercato di collegare le famiglie alla natura, quindi abbiamo la pet therapy, quindi i cagnolini che aiutano i bambini ad esternare le proprie emozioni o magari ad avere meno paura, sono loro che aiutano. Abbiamo i bonsai, quindi l'associazione Club Bonsai di Modica, come prendersi cura di un bonsai, perché generalmente ci piacciono, li portiamo a casa e li facciamo morire, invece loro ci aiutano e ci spiegano come prendersi cura di un bellissimo bonsai. E per finire abbiamo il laboratorio di semi, le bombe di semi, con l'associazione Mondo in Fermento, che faranno realizzare ai bambini delle bombe di semi, e anche queste bombette verranno gettate nel giardino di casa e i bambini dovranno avere cura di annaffiarli, e quindi la primavera che sboccia nei propri giardini.
Il 28 marzo è un giorno speciale per tutte le ANFAS che celebrano insieme la giornata nazionale delle disabilità intellettive e del neurosviluppo, in cui ricorre anche il 66esimo anniversario della fondazione di ANFAS, una data importante che diventa un'occasione per le associazioni locali di aprire le porte all'inclusione sociale in un open day, ciascuna con le proprie iniziative, con un denominatore comune, l'inclusione, il cui senso e significato viene declinato dalle ANFAS in diversi modi, formativi, informativi, culturali, creativi e così via, tali per cui possano raggiungere tutti a tutti i livelli. Il fine di base che accomuna le ANFAS è di promuovere quel processo di cambiamento e innovazione che trasmette uno stile di vita relazionale che edifica la società, ma soprattutto noi stessi, e favorisce dunque una qualità di vita, sgretolando lo strutturato ancora esibito e l'impalcatura smontabile dei pregiudizi e stereotipi di uno stigma obsoleto e infondato, non ancora del tutto istinto. L'ANFAS Modica APS e l'ANFAS Scoglitti Onlus insieme vogliono celebrare questa giornata utilizzando l'efficacia dello sport come mezzo di aggregazione sociale. Una comunità vincente che scende in campo. L'evento si terrà giovedì 28 marzo dalle 15 alle 18 al Centro Sportivo Airone, che ringraziamo di cuore, sottolineano i vertici dell'associazione, per l'ospitalità. Ringraziamo tutti coloro che hanno confermato la loro presenza e quanti si uniranno ancora.